Siamo con Emanuele Becchis, che è il detentore del record mondiale sui 100 metri, sugli sci da fondo. Emanuele, nasce il World Sprint Series, tu sarai tra i protagonisti, contento di questo nuovo circuito? Assolutamente, era qualche anno che ne parlavamo e finalmente sono arrivati gli svedesi e norvegesi a organizzarlo e sarà una bella sfida perché ci saranno queste 6 tappe e speriamo di prendere la parte a tutte e giocarci delle chance anche di vittoria, chi lo sa. Ecco, quindi già hai segnato qualche tappa particolare che ti attrae? Ma io le ho segnate tutte. La prima a Östersund mi piace perché anni che la fanno e volevo sempre andare, solo che per un motivo o l'altro non sono mai riuscito ad andare. Quest'anno andrò, anche se naturalmente è sempre una bella sfida perché quella lì arriverò praticamente con meno di 3-4 giorni sugli sci perché farò solo il primo ritiro ai Santi a Livigno, quindi prima di quella, e la gara è il 9, quindi poco tempo, però vedremo, mi sto allenando con gli ski roll per provare ad arrivare pronto per quella e poi per le altre invece vedrò di prepararmi meglio con gli sci, quindi sarà un po' meno un'incognita, spero, e giocare meglio le mie carte. Cosa rispondi a chi dice non esci di fondo? Dal momento che abbiamo gli sci da fondo non può che esserci di fondo. La differenza con le altre sprint, diciamo la sprint normale, lo sci di fondo è un mezzo fondo dell'atletica, se guardiamo, lo compariamo per esempio con l'atletica, e quindi si usa un regime metabolico completamente diverso, mentre invece la sprint di 100 metri è appunto un anaerobico lattacido, quindi una sprint vera e propria. Quindi io penso che la super sprint nello sci di fondo è la massima espressione della velocità nello sci di fondo. È un format che può appassionare la gente? Assolutamente, perché è veloce da vedere, si vede tutta la gara dall'inizio alla fine, ci può succedere di tutto, perché essendo una cosa molto veloce ognuno può combinare i propri casini da solo, anche non è il caso di toccare gli altri, anche perché saremo in corsie. E poi ci possono essere sicuramente arrivi a photo finish, c'è la storia del world record, ci sono un sacco di cose attraente. In più, in 2 ore uno vede un sacco di batterie, mentre invece solitamente uno sci di fondo ci va molto più tempo, e oltre al fatto che si può portare nel centro delle città, che diciamo è un po' il progetto principale di questo world tour, quindi speriamo che già dal prossimo anno saremo al centro di qualche big city. Senti, come si svolge la gara? Allora, c'è prima una qualifica dove passeranno in base a quanti si farà dopo, che al momento non lo so ancora, però tipo, per esempio a Östersund saranno i primi 32 e poi sarà una sfida a 4 dove i primi 2 passeranno alla batteria successiva fino ad arrivare alla finale, dove lì naturalmente vincerà il primo. Invece potrebbero esserci anche gare più sul forma come nello ski roll, quindi uno contro uno, lì dipende dalla larghezza della pista e dagli organizzatori cosa preferiscono fare. Senti, si andrà anche in Trentino a gareggiare, no? In calendario? Sì, ci sarà diciamo l'apertura alla marcia longa e sono contento. Mi hanno chiesto di dargli un po' i contatti con la marcia longa e sono contento che sono riusciti a mettersi d'accordo e sarà un bel evento e sarà divertente correre in Italia. Senti, chi sono i big del circuito? Ma sicuramente il norvegese Jensen è il più titolato di tutti perché è anni che primeggia in questa disciplina e per di più ha saltato tutta la stagione estiva per prepararsi ad hoc per questo tour, non l'abbiamo mai visto quest'estate, quindi sono sicuro che arriverà super in forma, so che a lasciare allo Stelvio meno di una settimana fa e quindi che dire, lui è il favorito di tutti. Poi naturalmente ci sono un sacco di altri norvegesi che abbiamo incontrato l'altro anno che vanno veramente forte e poi sicuramente qualche fondista può venire a dire la sua, come per esempio Klebo, Shanava, erano già venuti in passato, ma erano già andati forte, ma chi lo sa, magari anche Pellegrino verrà a fare qualche gara o qualche altro big diciamo internazionale dello sci di fondo. Ecco, mi dicevi prima in privato che Klebo secondo te potrebbe vincere anche queste gare? Klebo l'abbiamo visto 3 anni fa ad Amar e eravamo in finale insieme, io, lui, Ludwig e Shanava, è stata una bella finale tirata e al tempo si fece anche tra l'altro proprio in quella finale il record prima di quello che poi ho fatto io, e quindi diciamo che sa correre anche su questa distanza. Ecco, l'ultima cosa, ti auguri che questo possa portare anche nuove risorse anche a livello economico per voi atleti? Ma questo penso sicuramente, so che nel circuito c'è un buon monte premi per permettere appunto agli atleti anche di viaggiare, perché
tanti di questi atleti non sono atleti che al momento corrono in Coppa del Mondo, uno perché è una disciplina diversa e due perché forse loro sono impegnati appunto in fare la Coppa del Mondo, e speriamo che in futuro saremo superati sempre di più. Per il momento parlano di una copertura televisiva europea e chi lo sa, magari nel futuro diventerà anche mondiale, essendo comunque molto attrattiva per il pubblico, anche per chi ci capisce poco dello sci di fondo.